Finalmente abbiamo definito la cornice regolamentare in cui far svolgere le primarie. Raggiunta l'intesa sulle primarie di centrosinistra, a Bari entrano nel vivo le proposte. Vito Leccese raccoglie i suoi sostenitori a Parco dei Principi per parlare di orizzonti. Azioni di oggi, idee di domani con l'associazione Bari Libera. Speriamo ovviamente che da ora si incominci a parlare dei programmi, delle idee che vogliamo realizzare nel prossimo quinquennio. La più grande emergenza che dovrà affrontare il prossimo governo cittadino è soprattutto quella legata al patrimonio immobiliare privato che negli ultimi anni si è riconvertito per finalità turistiche, creando problemi alle giovani coppie, alle famiglie, agli studenti, ai nuovi lavoratori che vengono assunti nella città di Bari. Quindi credo che la prima cosa, il comune dovrà dotarsi di un piano straordinario dell'abitare. Altri punti programmatici? Innanzitutto, come ho detto più volte, io punterò a fare una città più verde e sostenibile. Noi abbiamo degli impegni non solo sul piano del patto assunto dai sindaci contro i cambiamenti climatici, per contrastare i cambiamenti climatici, ma soprattutto per rendere migliore la qualità della vita nella nostra città. Per esempio, l'intervento del piano Costa Sud è un'innovazione sul piano urbanistico. Noi con quell'intervento ridurremo del 50% il consumo di suolo e del 63% ridurremo le volumetrie da realizzare.